Beh, voi che l'Italia la conoscete, quella vera, la conoscete, che Italia state trovando adesso? Troviamo sempre un'Italia comunque dal punto di vista estetico veramente bellissima, uno dei paesi più belli del mondo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di girare il mondo, quindi ha dei patrimoni veramente che dal mio punto di vista potrebbero essere anche sfruttati in un modo migliore, perché ci sono alcune regioni che hanno veramente un patrimonio naturale che potrebbe essere sfruttato ancora meglio, però vediamo anche tanti stranieri che vengono qua a visitare il nostro paese, quindi è sempre un'Italia veramente bellissima, che noi amiamo tra l'altro. Io ho visto un'Italia che non abbassa mai la testa. Sono passati 2 anni e mezzo di pandemie, di guerre, però durante i concerti vediamo un'Italia che è stata chiusa poi per 2 anni e mezzo, vediamo un'Italia che ha voglia di ricominciare, ha voglia di rialzare la testa, ha voglia di divertirsi, ha voglia di far ripartire l'economia. È questa l'Italia che vogliamo vedere. Poi, alle porte delle elezioni, chi lo sa come andrà a finire, non lo saprà nessuno, lo sa nessuno. Non ne parliamo di questo. Stendiamo, senti, no, perché sennò poi rientrate nella par condicio, quindi. No, infatti non dicevo niente, anzi, volevo solo dire che non si sa come andrà a finire, ma l'Italia e gli italiani sono sempre un popolo forte. Senti, e i giovani invece, perché voi li avete lì davanti ogni volta, avete visto qua, no? Hanno sfidato le intemperie, tempeste, vento di tramontane, stanno qua, avete visto la coda che c'è, no? Di gente, il sold out totale. La vedete quella tigre negli occhi che avevate voi quando eravate giovani? Voi avete cominciato con la tigre negli occhi. Ma guarda, sinceramente non lo so se la vediamo la tigre negli occhi. Io ho un bambino piccolo e spero che mio figlio abbia la forza che avevamo noi nei nostri anni di portare avanti le nostre idee, di portare avanti i nostri principi, di portare avanti i nostri sogni. I ragazzi di oggi non lo so, da quello che si vede sui social, da quello che si vede, non partiamo benissimo, dico che non siamo messi benissimo, però secondo me la forza potrà arrivare, questi ragazzi potranno capire e noi cerchiamo di fare la nostra parte con la nostra esperienza, di insegnare loro cosa vuol dire cercare di combattere per i propri sogni e che non tutto nella vita è così facile come ti fanno sembrare. Noi li vediamo veramente sotto il nostro palco e vediamo anche le nuove generazioni e questo prima di tutto è una cosa che ci fa molto piacere, vedere ragazzini che quando sono uscite le nostre prime canzoni non erano nemmeno nati, quindi primo ci riempie d'orgoglio questo. Dal punto di vista del nostro esempio, noi in quegli anni lì, ti parlo di fine anni 90, eravamo anche un po', come posso dire, non inconsci, non mi viene il termine giusto. Eravate diversi. Incoscienti, Eravamo forse. diversi. Eravamo Sì, eravamo incoscienti. incoscienti. Al giorno d'oggi invece puoi avere un riscontro immediato che può essere sia positivo che negativo, no? Parlo attraverso i social. Quindi questo può essere una fonte una spinta, ma può essere anche un detraente da certi punti di vista, perché la prima cosa che fai sbagliata, magari il ragazzino che ti commenta la tua foto che non sei venuto super figo, ti dice: ah no, ma cosa fai? E Molli. già la vivi male, e quindi già i primi tuoi sogni, vedi il tuo amico che dice: ma no, cosa fai? Sei venuto male, non farle certe cose, quindi è un po' un'arma a doppio taglio. Diciamo veramente, questi ragazzini qua di non limitarci, cioè la vita non è, cioè usate i social, ci mancherebbe, non siamo assolutamente contro, non vogliamo risultare boomeroni, come diciamo noi, usateli, ma state attenti perché la vita vera è quella fuori. Poi vai a scontrarti veramente con quello che succede giorno per giorno, a vedere le famiglie che devono tirare avanti e il mio socio ne sa qualcosa. Quindi, raga, non mollate, se avete dei sogni, sembra banale dirlo, ma rincorreteli, anche se ti dicono: ma no, non ce la farai mai, cazzo fai? Vai avanti perché di vita ne hai una, bro. E poi soprattutto ricordatevi che la vita non è solo fama e successo, Ma no, i sogni in la generale. vita è anche sacrificio e tante cose, quindi non pensate solo di cercare la fama e il successo, perché poi non è tutto rose e fiori. Vi cercate di vivere la vita con uno scopo vero. Se poi fate successo, siete bravi, avete talento, ben per voi, ma non cercatelo a tutti i costi, perché la vita non è solo quello.